Greta, lo sai che nel mare ci sono le reti fantasma? Le capitanerie di porto stanno svolgendo una intensa attività per il recupero delle reti fantasma, cioè reti sommerse, che hanno un doppio effetto deleterio, quello di continuare a pescare, quindi a sottrarre risorse ittiche al mare e nello stesso tempo a disperdere nel mare quelle microplastiche dalle quali dobbiamo ben guardarci. Sarebbe bene effettuare delle attività che possono consentire un miglior controllo possibile. Questa attività ha due obiettivi, il primo quello di eliminare questi elementi che sono contro la natura del mare, la seconda è quella di diffondere una cultura a tutti, che nulla va abbandonato in mare, quando soprattutto questo può creare dei problemi. Nelle reti fantasma si impigliano i pesci. Aiutaci a trovare le